Diceva Dostoevsky, la bellezza vi salverà. E la bellezza vi salverà, l'ha detto anche il neurologo Viktor Frankl, che possiamo considerare uno dei padri fondatori della psicologia positiva. La psicologia positiva è una cosa seria, non è una roba da cioccolatini. I suoi padri fondatori erano tutte persone che nella top 10 della catastrofe sgomitavano per i primi posti. Viktor Frankl, la sua teoria che bisogna sempre cercare la bellezza, l'ha elaborata dal fondo di un campo di sterminio, dove accidenti la trovava la bellezza in un campo di sterminio, nella luce. La luce dell'alba, la luce del tramonto, la luce del sole che compariva improvvisamente attraverso la nebbia, la luce delle stelle. Quando non poteva vederle, ne ricordava a memoria la posizione. Lui ha passato gli anni di prigionia pensando a sua moglie, a quanto l'amava. Lui sarebbe uscito vivo e sarebbe tornato a Vienna per dirle «guarda, mi sono tornato». Ma quando lui è uscito vivo dal campo di concentramento, vivo sia nel senso tecnico che stava respirando, sia nel senso che non lo avevano spezzato, sua moglie non c'era più. Pochi giorni dopo il suo arresto, lei era andata a consegnarsi alla Gestapo, nella speranza di poterlo raggiungere, ma lei non ce l'aveva fatta. E per tutto il resto della sua vita lui ha tenuto l'attenzione concentrata su quanto bello era stato avere un amore così grande. Lo spiega anche il piccolo principe. E lo spiegano i meravigliosi genitori dei bimbi che, come Peter Pan, non sono diventati adulti. Tutti i bambini crescono, meno uno. Quando perdiamo qualcuno, noi abbiamo la scelta. Non di riaverlo indietro, questa scelta non c'è. Ma la scelta tra posare l'attenzione su quanto terribile è stato perderlo o posare l'attenzione su quanto bello è stato averlo e avere una gratitudine immensa per ogni istante in cui l'abbiamo avuto. Nello stesso campo di concentramento di Viktor Frankl, il monaco francescano Massimiliano Kolbe ha tenuto l'attenzione concentrata su quanto bello era poter aiutare gli altri deportati. Lui considerava felice ogni giorno in cui fosse riuscito ad aiutare anche solo un altro deportato, e lui ha avuto solo giorni felici. Si è offerto di sostituire un uomo più giovane in una decimazione che serviva per punire un tentativo di fuga. Gli uomini furono condannati a morire di fame e di sete. È una morte terribile. La disidratazione causa cefalee intollerabili. Lo dico perché adesso si sta ventilando che alcune persone muoiono di fame e di sete, quasi come fosse una roba molto dolce. È una morte terribile, non so se avete mai visto in vita vostra una persona disidratata. Quando le SS scesero per vedere se c'era qualcuno ancora vivo, Maximiliano Kolbe era ancora vivo, l'ultimo. Loro hanno raccontato che stava sorridendo e le sue due ultime parole sono state «Ave Maria». Non sappiamo se stesse pregando o se stava salutando qualcuno che era andato a prenderlo. Se digitate su YouTube «Nato senza gambe e senza braccia», arriverete agli incredibili video di Nick Vulkovic, nato senza gambe e senza braccia, fa il leader motivazionale, insegna la felicità, fa il meglio che puoi con quello che hai. Lui ha fatto il meglio che poteva con quello che ha avuto. La muscolatura del tronco e delle spalle, che è robustito fino al punto addirittura di riuscire a nuotare, la mimica, la comunicativa. E lui ci racconta la sua storia. Sono nato senza gambe e senza braccia, volevo morire. Ma poi ho letto la storia straordinaria di un uomo che aveva perso gambe e braccia in un incidente e che diceva come la vita può essere magnifica, come la vita è sempre un dono straordinario. Ecco, e lui ha acquisito forza lì, è tutto qui. Il coraggio è contagioso e coloro che lo donano agli altri compiono un'azione spettacolare, perché il coraggio che è insieme alla bellezza che ci porta a sapere che la vita è una cosa meravigliosa. Cari amici, siamo sicuri che ad alcuni di voi questo video è piaciuto molto e siamo sicuri che alcuni di voi avrebbero gioia a poterci aiutare a fare altri video come questo. Per farlo ci sono due modi. Uno, con una donazione a questo conto corrente. L'altro, sceglierci con il 5 per 1000 dando al vostro commercialista questo codice fiscale. Grazie.